Ciao a tutti, sono Barbix Alex e benvenuti in un nuovo video. Oggi volevo parlarvi di un film con dei tratti abbastanza inquietanti, ma il film è davvero molto bello, quindi vi consiglio di vederlo. È un film italiano che ha stravinto al Festival di Berlino, conquistando letteralmente l'Europa, e sto parlando di Favolacce, di Damiano e Fabio Di Innocenzo. Qualcuno di voi l'ha visto? Fatemelo sapere qui sotto. Prima di iniziare però a parlare del film, come al solito, perché alcuni di voi me l'avevano richiesto, se vi piace quello che faccio su questo canale potete supportarmi con un like, un commento. Qui sotto trovate il link al mio shop, al mio altro canale, trovate il link al sito in cui faccio le dirette, potete seguirmi sui miei social se mi taggate mentre state guardando questo video, mi fa un sacco piacere. La maglietta che indosso oggi a tema John Wick è di Fumbling e potete ottenere il 20% di sconto su tutto quello che c'è sul sito con il mio codice, il codice sghicio, che vi farà ottenere il 20% di sconto su davvero tutto quello che trovate sul sito. Trovate tutte le informazioni qui sotto. Ma iniziamo a parlare del film. Favolacce inizia con un diario e una voce fuori campo che sembra leggerlo. Racconta la storia di una famiglia, quella di Placido, che vive nella periferia romana. Seguiamo la storia della famiglia, del padre Bruno, così come della madre, ma principalmente quella dei figli, dei loro amici, dei loro compagni di scuola e dei ragazzi leggermente più grandi. Tutti, bambini e adolescenti, sono catapultati all'interno di un contesto reale, crudo. So che sembra quasi contraddittorio, ma il contesto è molto sopra le righe, ma allo stesso tempo estremamente reale. Quello che sembra raccontare Favolacce all'inizio sembra quasi una fiaba, visti i toni quasi al limite del reale, ma man mano si trasformerà in qualcosa di totalmente inaspettato. Come andrà a finire il film? Lo scoprirete guardandolo, perché io non vi voglio fare spoiler, è davvero un ottimo film, quindi vi consiglio di guardarlo. Ma iniziamo a parlare un pochino nel dettaglio del film. Il film si è fatto notare a un pubblico internazionale. Come sapete è un po' difficile che i film italiani riescano ad uscire dal successo della nazione, perché molto spesso ci sono delle questioni alla base dei nostri film che sono accessibili solamente a una società che conosce molto bene quello che sta avvenendo. Pensate a quei film che parlavano, per esempio, non lo so, della politica di Berlusconi. Sono delle cose che ovviamente il pubblico italiano conosce molto bene, riesce a decodificare, ma sono quasi completamente inaccessibili a un pubblico diverso, statunitense. Ovviamente potrebbero capirlo se ci sono dei codici che devono essere conosciuti. Questo film invece ha avuto successo al Festival di Berlino perché secondo me ha un taglio estetico e narrativo davvero differente, che si fa notare. Si allontana dalla classica narrazione, dal taglio tipico che è molto diffuso nel nostro paese, che molto spesso è estremamente accessibile. Narrativo in senso molto realistico, e lo so, dicendo queste cose è tutto molto italiano, mi sento un po' Stanis La Rochelle. Il film parla di periferia e parla di alcuni argomenti che noi abbiamo visto molto spesso all'interno del cinema italiano, che spesso si è concentrato sulla periferia, per farci vedere orrori, crudezza della vita, dell'adolescenza. E molto spesso il taglio era estremamente realistico, con questa camera a mano, zero fotografia, proprio perché molto spesso si pensa che l'estetica, magari un pochino artefatta, possa togliere al messaggio o alla potenza di quella realtà. Io sinceramente non sono di questa opinione, quindi ho trovato davvero molto piacevole Favolacce, perché secondo me presenta quasi un realismo, quasi dei tratti magici sotto certi aspetti, un po' stile, non so se avete mai visto il film Miracolo a Milano, che era a tutti gli effetti neorealismo magico. Qui c'è effettivamente una grossa dose di realtà, della provincia, dello stile di vita, dei problemi, ma il film, sotto l'aspetto estetico, a volte è volutamente dal taglio quasi favolistico, proprio come dice il titolo. Favolacce lavora e ha curato tantissimo i codici in cui racconta questa storia, tentando di creare dei codici nuovi. La provincia di Favolacce è molto diversa rispetto a quelle che siamo abituati a vedere, per esempio, nelle produzioni italiane. È una provincia che si avvicina quasi un po' alla provincia un po' da favola, quasi, di Edward Mani di Forbice, di Tim Burton, e anche un po' alla Goom di Harmony Korine. Da una parte ci sono queste villette a schiera, questi giardini, queste casette perfette, quadrate, questi toni colorati, che sembrano effettivamente la concretizzazione del sogno della provincia che diventa effettivamente realtà. Ma dall'altra parte, allo stesso tempo, c'è sempre un taglio disturbante, che c'era anche un pochino nella provincia, per esempio, di Tim Burton e Edward Mani di Forbice, con la discriminazione, eccetera. Ma secondo me qui c'è più che altro un taglio disturbante un pochino alla Gummo. Questo taglio secondo me è stato sottolineato principalmente da diversi elementi, la caratterizzazione dei personaggi per quanto riguarda il look, come sono abbigliati, soprattutto i costumi, ma principalmente per quanto riguarda il casting, che poi ovviamente è stato esaltato con il trucco, costumi, eccetera eccetera. I volti all'interno di Favolacce sono unici, molto particolari, ogni, diciamo, difetto, tra mille virgolette, caratteristica fisica diversa dal comune viene fortemente sottolineata, e da soli questi volti sembrano raccontare già una storia. Tutto quasi sembra fuori dall'ordinario, queste facce, questi costumi, e da soli riescono a dare un taglio al film che è completamente diverso rispetto a quelli a cui siamo abituati. Favolacce infatti ha come punto di forza, secondo me, un immaginario visivo che
è unico e riesce da solo a dare un taglio netto al film. Un po' come dire subito dall'inizio, di storie di provincia ne avete viste tante, di situazioni vagamente simili a questa ne avete viste tante, questa però è unica. Il film inizia subito con questa color correction verde veramente molto marcata, e molto spesso il colore verde è utilizzato per dare il senso di malattia, che c'è qualcosa di malato lì, estremamente sbagliato, e effettivamente la realtà che viviamo all'interno di questo film lo è. Il film tratta di temi estremamente delicati, reali. Questa provincia perfetta che nasconde invidie, rivalità, ansia e anche questo benessere economico che sembra semplicemente una finzione, esattamente come è il film. Vediamo queste casette perfette, ma in realtà lì dentro ci sono tanti problemi in queste famiglie. Tutti gli abitanti sembrano quasi fingere di vivere il sogno, quando in realtà sono precipitati all'interno di un incubo. Una delle chiavi, secondo me, del film è proprio l'estrema caratterizzazione di questi personaggi, che riescono così a creare un universo di favolacce. Una provincia romana mai vista, unica e nuova. Il film inoltre secondo me ha una regia molto interessante che a volte tenta proprio di sottolineare questi aspetti disturbanti in maniera non sempre esplicita, proprio per non sovraccaricare lo spettatore. Favolacce si apre con questo voice over e una delle prime inquadrature sono proprio quelle di questi bambini totalmente in silenzio a tavola con questi adulti, e adulti e bambini sembrano vivere in due mondi completamente diversi, paralleli, vicini ma che non si incontrano mai. L'alienazione e il disagio di questi bambini si capisce dall'inizio. Ma il film secondo me se la gioca molto bene questa tematica, perché infatti anziché sbatterla in faccia allo spettatore, lavora quasi su sottrazione. Non punta sulle reazioni eccessive, non punta sulla spiegazione letterale allo spettatore, ma fa l'opposto, mostra quasi l'assenza di reazione di questi personaggi, così da creare tutto ancora più disturbante. Mostra l'assenza di emotività, non spiega tutto e lascia lì lo spettatore che deve capire cosa sia successo e rimanerne sconvolto. Mi sono piaciute davvero tanto le scelte di regia, che a volte vogliono proprio volutamente mettere in soggezione lo spettatore. Ci sono questi primissimi piani violenti proprio su dei dettagli dei personaggi, come non lo so, quasi dei difetti, l'abbronzatura che se n'è andata via a chiazze, lo smalto sbeccato, dettagli del volto, questo sugo della pasta che viene rimaneggiato. Queste inquadrature sono così ravvicinate che ti mettono a disagio, ti senti proprio come se stessi guardando, entrando troppo in intimità con qualcosa che in realtà non ti riguarda, come se stessi violando l'intimità di quei personaggi. Ci sono poi scene che puntano proprio a sconvolgere un pochino lo spettatore, come la scena del latte e i biscotti, scene fuori luogo che puntano proprio ad affascinare e un po' sconvolgere lo spettatore. Non tanto per la scena in sé, ma proprio da questa realtà che sembra avere delle regole proprie. Questi primissimi piani sembrano quasi sottolineare un senso voyeuristico che ci sarà durante tutto il film, un senso morboso che a volte viene sottolineato dalla regia anche in altre scene, in altre inquadrature, come per esempio queste inquadrature lontane che finiscono per spiare all'interno delle case, delle famiglie e farci spiare quasi dalla finestra, sottolineando proprio quel senso voyeuristico. Questa villetta patinata, perfetta, dove in realtà domina l'incomunicabilità. Ci sono queste inquadrature da lontano che man mano si avvicinano per spiare dalle finestre. Momenti in cui ti senti a disagio perché in realtà stai letteralmente violando l'intimità di quelle persone e il cinema te lo mostra, anziché nascondere quella parte e trovarti già dentro quella camera da letto. Questo senso di violare qualcosa che in realtà sarebbe estremamente intimo si sottolinea anche con il servizio TV alla fine del film. Il film secondo me è inquietante in senso estremamente positivo e tocca una tematica tabù che è reale, ma che la nostra società ha davvero tanta paura a trattare. Una delle scene più belle del film, secondo me, è quella verso il finale, quando vediamo la madre scoprire cosa è successo e la scelta di regia è potentissima. Noi vediamo il personaggio di Elio Germano che già sa cosa è successo, si rimette a letto e la camera rimane fissa su di lui. La madre si sveglia, va giù, scopre quello che è accaduto e noi viviamo tutto semplicemente dalla reazione del personaggio di Elio Germano, che lì è letteralmente bravissimo, ma sulla bravura di Elio Germano sinceramente credo che quasi nessuno abbia ormai dei dubbi dopo tutti questi anni. Semplicemente in quella scena Elio Germano si è meritato praticamente qualsiasi premio per quanto mi riguarda. Favolacce secondo me è un film davvero fresco, nel senso è davvero diverso rispetto a quello che offre in genere il panorama italiano. Offre una maggiore sperimentazione estetica senza nulla togliere alle tematiche, all'approccio o all'accesso a effettivamente il messaggio del film. A volte all'interno del cinema italiano la ricerca estetica sembra quasi venire in secondo piano, come se fosse un vezzo e mettesse in secondo piano magari temi estremamente importanti trattati all'interno di un film. Invece Favolacce non fa questo errore, non vede la ricerca estetica come qualcosa
qualcosa di superficiale, ma anzi come un codice per allargare ancora di più il discorso e dare nuove emozioni allo spettatore, nuove sensazioni e nuovi modi per leggere quella storia. E io sinceramente l'ho apprezzato molto. Ma voi avete visto Favolacce? Se non l'avete visto, io ve lo consiglio. Se siete rimasti fin qui, lasciatemi qui sotto l'emoji della casetta. Grazie mille ancora per aver visto questo video, spero vi sia piaciuto, grazie per i like, per i commenti e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!